Allora, una delle cose da fare a Java è mangiare, e infatti io sono contentissimo. E la specialità di Java è Nasi Good Egg. Nasi Good Egg, io lo sto venendo a provare da Good Egg Jun, che si dice che sia il più famoso, ma è un posto semplice, non è un posto molto local, dove però fanno cucinare questo Nasi Good Egg per molto tempo. Che cos'è il Nasi Good Egg? È questo qua. Praticamente è riso, il jackfruit, il frutto del jackfruit viene stufato, poi io l'ho scelto, questo è il jackfruit, sembra quasi carne, questo viene stufato per ora nel latte di cocco, uovo, sodo, io l'ho scelto col tofu, anche questo cotto e stufato lentamente, e poi ti danno questo che credo che sia cartilagine di bue. E ce lo proviamo. Questo piatto costa 25.000 rupie. 25.000 rupie, 1,80 euro. E adesso lo proviamo. Proviamo innanzitutto il jackfruit stufato. È delizioso, è delizioso. Proviamo la cartilagine di bue. È un po' meno deliziosa. Mi piace più il jackfruit. Il tofu anche questo un po' nero perché cotto credo nella salsa di soia dolce. E poi il tofu, è vero che non sa di niente, cioè in Italia il tofu non lo mangiavo mai. Invece se il tofu è versatile, se uno lo cucina utilizzando la salsa di soia, stufandolo, si sa adattare al tofu, diventa buono. Questo è un uovo, anche questo credo cotto nella salsa di soia dolce. No. Ma questo stufa, sembra carne, è il jackfruit è un frutto enorme con queste sacchette gialle che se le mangi sembrano Big Bubble. La parte esterna di queste sacchette viene stufata a curry, ma fatta così la fanno solo a Yogyakarta. Questo Nasi Good Egg è specialità di Yogyakarta, è un sapore eccezionale. Buonissimo Nasi Good Egg, buonissimo.